offendono intanto alcuni versetti, nel Salmo 119, che come voi sapete è uno dei più lunghi nel libro dei Salmi, e lo ritroviamo spezzettato spesso nell'ora media, no? E mi piace tanto, bisognerebbe meditarlo tutto versetto per versetto. La cuisco il giorno, la vado meditando, la tua parola. Ecco, la prima domanda che mi faccio, giovani, è vero che meditiamo sempre la tua parola? O magari, vabbè, perdiamo più tempo su internet, sui giornali, sul telefonino. Dico, non è da poco trascurare la parola di Dio. C'è San Girolamo, chi non si trascura, chi non conosce le scritture, non conosce il Cristo. E la traccia della parola di Dio, dicono i padri, ci insegna la scelta in mente di Dio. Ci insegna a pensare come pensa Dio, a comprendere le cose come le comprende Dio, a discernere la via giusta dalla via di errore. Vedete, la parola di Dio al primo approccio può sembrare arida quando non si mai letta, no? Per esempio in carcere, mi piaceva dire che sono ai loro primi passi della conoscenza di Cristo, dico sempre cominciate dal Vangelo e dalle lettere, perché l'Antico Testamento può essere un quarto. Quando però, lo dice la parola, il Signore dilata il cuore. Lo Spirito Santo in particolare, con il dono dell'intelletto, uno dei sette doni, cosa fa? Ci apre all'intelligenza della Scrittura. Allora la parola letta non è più un racconto, una cosa anche bella da ascoltare, ma la parola è un seme vivo, un seme che dove cade, feconda. Dove cade, piano piano porta frutto, gioconda. Ma per poter portare frutto ci vuole l'accoglienza del seme, dice Gesù, no? La parola cade in tanti terreni, c'era il terreno arido, roccioso, c'era il terreno dove il seme rimaneva superficiale e veniva pescato, veniva tolto. E Gesù andava spiegando come significava. Ci sono quelli che lo ascoltano, oggi siamo andati a messa, magari molti non si ricordano qual è il Vangelo di oggi. Cioè, lo hanno ascoltato con superficialità. Può succedere di dimenticarlo. Però, per questo è importante meditarla sempre. Perché non può bastare un incontro, non so, mensile, settimanale del rinnovamento, la messa la domenica, ma anche la messa di ogni giorno. Se poi, quando io sono nell'intimità, nell'unione con Dio, nel silenzio, io poi non ritorno sulla parola, non la medito, non la conosco, non familiarizzo con la parola di Dio. Vedete, giovani, è bello vedere per i giovani oggigiorno, non riempie il cuore. Vedete, noi tutti siamo potenziali grandi santi. Cioè, grandi santi alla stregua di San Francesco, di Santa Chiara, di Santa Caterina. Perché il mondo ha bisogno di santi. Diceva il Papa Giovanni Paolo II, il mondo ha bisogno di testimoni, no? Autentici. Noi siamo dei potenziali santi, non dico che siamo già dei santi, perché è un cammino arduo, ma dei potenziali grandi santi. Ma molti fratelli e sorelle, anche nel rinnovamento, anche non ci sono arrivate monaci e suore e preti, anche vescovi e cardinali, se non fanno incarnare la parola come l'ha fatta incarnare Maria nel suo grembo, non diventeranno santi. Diceva Sant'Agostino, io temo Dio che passa. Dio quando passa fa cose straordinarie, ma se ci trova sempre indaffarati, occupati, con la mente in gonfia di tante cose, Dio passa, va oltre. Ma lì dove trova un terreno disponibile, il Signore fa cose grandi. Guardate, San Francesco, inizio da una frase. Francesco va, ripara la mia chiesa, che fa in fondina. Neanche la per il sapete, no?
cominciò a riparare San Damiano, aveva ben altro da riparare. Però cosa significava? Che San Francesco disse sì, vado a prendere le pietre e riparo la chiesa. Poi gli disse: Signore, voglio vivere la tua parola, che cosa devo fare? Si inginocchiò. E giusto quando entrò in chiesa, c'era la messa. E chiese al Signore: dammi una parola. Il Vangelo del giorno diceva: lasciate tutto e seguitemi. Non abbiate le due tuniche, né portate con voi i sandali, né bastone, né bisaccia. Vivere la povertà. San Francesco disse: questo mi chiedi, questo io farò, questo io voglio. E San Francesco mise in pratica una parola che noi avremmo letto centinaia di volte, senza lasciarci nemmeno scalfire un pochino. E quella parola sconvolse la vita di un ragazzo fenomeno, come voi. Perché Francesco era un ragazzo al suo tempo, nel suo tempo, nel suo periodo storico, come tutti gli altri. Non era un ragazzo particolare, era un giovane che viveva una vita dedita ai piaceri, ai divertimenti, voleva diventare famoso diventando un cavaliere, all'epoca si stava, forse in questo tempo storico avrebbe voluto diventare, non so, un politico, un qualcuno, no? Un grande manager, un avvocato, un dottore. Quei desideri che abitano nel cuore chi non conosce Cristo, che sono normali. Ma lui ha conosciuto la parola di Dio, l'ha incontrata. E questa parola non lo ha lasciato indifferente. Vedete, fratelli, la parola di Dio è lampada nella misura in cui noi l'accogliamo. La Bibbia può essere un libro pieno di polvere messo in una biblioteca, non distrutta nessuno, manca al diavolo. E lì l'importante è che non si tocca. Se no, magari troppo, se la scoglio troppo, poi si invecchia, si rovina. La relazione, quando io faccio parte del rinnovamento, ci diceva: un vero rinnovato deve consumare una Bibbia all'anno. Cioè, talmente la deve toccare, lavorare, con le mani sudate, sottolineare, deve diventare tua. Quando tu la apri la Bibbia, infatti non amo avere le Bibbie di altre persone. Quando io prendo, è la mia Bibbia. Perché nella mia Bibbia non ci ritrovo. E la devo scrivere, la devo colorare, devo fare qualche cosa. È la mia Bibbia, come un diario tuo, di porto. E la devi conoscere, non basta sottolinearla, no? E la parola di Dio comincerà a farti vedere che cosa? Proprio come la pensa Gesù. Io dico sempre, quando capitano dei dibattiti tra le donne, le scuole o tra i giovani, a volte mi fanno questa domanda. Suor Maria, faccio un esempio, sui rapporti prematrimoniali, che cosa ne pensa lei? Dico, che cosa ne penso io? Non importa. Lascia il tempo che trova. Io vi posso dire che cosa ne pensa Gesù. Non è d'accordo. E non c'è da discutere. Il Signore parla e noi dobbiamo ubbidire, se no non ci diventeremo tanto. La parola di Dio non va discussa, la parola di Dio non si adatta ai tempi. Sì, ma capisci? Poi cerco di convincermi. Ricordo una ragazza piangendo, mi voleva convincere, era un colloquio privato, non in assemblea. Dice: ma sono io un credo, a me mi ha detto che lo posso fare. Gloria. E mi raccontava il motivo, perché sai, ci amiamo, perché lui poi mi lascia, tutti. E piangeva poco, mi faceva piangere pure a me. Però gli ho detto: senti, io da amica, da donna, ti capisco. Ma ti dico che Gesù non vuole. C'è rimasta, tentava di convincermi. Dico: discutitela con lui. Io sono un portavoce, giusto? Noi siamo uno strumento, noi siamo un canale. Il canale, se porta acqua inquinata o porta acqua buona o gli infiliamo dentro petrolio, è un canale. Noi possiamo dire: perché il canale gli dai quest'acqua? La fonte è Cristo. E Cristo ha detto così. Allora, tu vuoi seguire Gesù? O il tuo fidanzato si adatta alla tua fede o tu lo lasci? Addirittura lo devo lasciare. E piangeva, io ero un sacco di persone che aspettavano per sposare, tu guarda. Io dico quello che senti a Cristo, poi
pregherò per te, perché tu abbia la forza di dire sì, non al fidanzato, a Gesù. A Gesù. Quando mi chiedono su tanti argomenti, ho preso uno così, perché tra i giovani l'ha trovato un argomento importante, ma sono tante cose della vita. Che ne pensi dell'aborto? Che ne pensi dell'eutanasia? Che ne pensi di queste e di quell'altro, varie problematiche dei nostri giorni? Ma non vi credete che sono dei nostri giorni? Questo è ieri, cioè fare una cosa moderna, no? No, tanto vengo ora la piena di ieri, ricordate? Già era una problematica, ma il Signore non era contento di questa cosa. Quindi questo peccato gli dispiace, no? Già nell'Antico Testamento c'è scritto, ma i fattucchieri, i sodomiti sono proprio chi pratica l'omosessualità, non entreranno nel regno dei cieli. Allora, io non giudico la persona che farà un cammino di guarigione interiore, di liberazione, quindi non è un discorso moralista, la persona va sempre aiutata, il peccato va sempre flagellato, va bene? Quante persone io seguo, proprio io entro in carcere, oltre che nell'alta sicurezza, nel redatto che si chiama sex offender. Significa pedofili, omosessuali, gente che ha violentato. Sono fratelli. Io quando ero io all'inizio un pochettino, io ero lì, questo nome non me ne vorrei entrare lì proprio, no? Poi ho cominciato 8 anni fa, ero più giovane, mi sembrava un po' strano. Così se il Signore mi manda, ho trovato dei fratelli saggi, dei fratelli feriti, dei fratelli che tante volte hanno subito le violenze già quando erano piccoli, che sono cresciuti nei collegi, che non hanno avuto la mamma, che hanno avuto il compagno della mamma che li ha violentati. Quindi, alla fine l'uomo in sé ha una storia di dolore che va aiutato. Io non è che dico continua, però cerchiamo di capire perché hai sbagliato, come dice Gesù alla donna adultera, io non ti condanno, va e non peccare più. Cioè ti do la mano perché tu non pecchi più. Non dico, oh là là, non mi toccare il vestito, no, perché se no noi siamo scritti e farisei. Però, nonostante ciò, io in questo caso annuncio che questo è peccato, che Gesù non muore. Lo annuncio con dolcezza, lo annuncio dicendo loro che Gesù mi perdona, che un cammino di guarigione è possibile, che Dio ci libera, quindi che c'è la speranza, ma il peccato rimane peccato. Quindi non dobbiamo mai fare compromessi. Allora, la parola di Dio in sé è efficace. Ma sapete quando perde efficacia? Quando noi l'accogliamo con il cuore donato al male. Cioè non l'accogliamo, ma l'ascoltiamo. E vorremmo infilare parola di Dio e mondo. Fare un mister, un lato, no? E così, a vera discoteca faccio quello che voglio, lì domani arrivo al momento un po' di parola di Dio, poi faccio quello che voglio quando sono con gli amici, poi ritorno al gruppo con una bella confessione. No, questa strada non porta a Dio. Questa strada non porta alla santità. Poi se ci si salva te lo prego, quindi vuol dire, no? Ma non porta, poi soprattutto ricordatevi una cosa, non porta la gioia. Perché la gioia è tipica di un cuore indiviso. Un cuore che fa un po' di Cristo e un po' del mondo non è felice. La ricetta per la depressione la volete? Vivete col peccato nel cuore. Io vi annuncio una depressione sicura. Guardate, io lo dico per esperienza, non è uno scherzo, Giovani che hanno tutto. Sono più tristi di tanti poveri che vengono da noi senza casa, li mettiamo nelle ruote, li mettiamo nei prefabbricati e sono più felici. Giovani che hanno il macchinone, la televisione quasi che un cinema, hanno soldi, hanno quello che vogliono, piangono perché sono depressi. Quando poi vai a scavare, perché a volte i genitori ti accompagnano, perché per cercare di aiutarli, scavi, trovi il peccato. Ragazzi che hanno frequentato a volte, tutti hanno fatto sedute spiritiche. Ragazzi che hanno voluto vivere una vita non onesta,
tre, quattro fidanzate, la compagna occasionale, la compagna lì del giorno delle vacanze. Questo porta la morte. Perché dove c'è il peccato chi c'è? Il diavolo. Il diavolo che cosa può dare? Il diavolo è amarezza, tristezza, il diavolo è morte, menzognero, il diavolo è distruttore, il diavolo odia la vita di ognuno di noi, mentre Gesù dà amore, noi dà mazzate, cioè sembra che uno si diverte, si sballa, ma poi il diavolo ci distrugge, quanti giovani distrugge il diavolo? Gesù all'inizio, quando ci impone la sua via, sembra che sia una via difficile, sì, questo no, dai, dobbiamo camminare, ma quando poi sulla sua parola noi gettiamo le reni, l'ha fatto dietro, magari all'inizio è un po' difficile, quando io mi sono convertita nel rinnovamento, dico convertita non che non conoscessi Gesù, ma da una vita superficiale, metto la domenica distrattamente, ha un cammino serio, grazie all'accompagnamento di Padre Matteo, la Rua, io ricordo che i primi mesi non sono stati facili. Ogni volta che avevo la Bibbia mi bastonava. E questo no, e questo no, e questo no, c'è il mio. Ma come si fa? Mi sembrava dura, difficile. Ma se è vero che i primi passi sono difficoltosi, perché lasciare il mondo non è facile, non dico lasciare chissà quale via di perversione, ma anche quelle cattive abitudini, quelle peccatucci veniali però nei quali divaccavamo. Il Signore comincia a dire no, questo no, questo no. All'inizio dicevo, oh mio Dio, ce la farò mai? E ricordo che dopo 4 anni di cammino nel rinnovamento, anzi dopo 3 anni, è iniziata la vocazione. Io proprio non avrei mai pensato. Ed è iniziato con la sua parola. La mia vocazione è nata leggendo la parola di Dio. Dopo l'esecuzione, con le parole che ho ricevuto dalla parola di Dio. Il Signore mi chiamava, io lo capivo con perfezione. Io dovevo sposarmi, avere un sacco di figli, fare la maestra e vivere a Palermo, vicino al casa di mia madre. Questo era tutto il mio progetto di vita. Già da piccola avevo le idee chiare. Fare la maestra, votata, con tanti figli, vicino alla mamma, e nel rinnovamento, perché non è che io non volevo Gesù, niente, sempre fuori, per 12 anni fuori la Sicilia, e poi nel giro di pochissimo la vocazione, dopo 2 anni, e ricordo quando la relazione ha confermato proprio la vocazione attraverso una parola di conoscenza, io mi sono detta, è una via difficile, ma io saprò essere fedele, perché io vedevo tutti i sacrifici, no? All'inizio è così. Cioè, avevo la gioia, l'entusiasmo, e per mantenerlo alto leggevo Francesco, Chiara, Santa Lucia, Santa Teresina, per mantenere questo fuoco, no? Ma all'inizio non mi nascondo che lasciare la casa, lasciare i miei amici del rinnovamento, avevo quasi, no, quasi, avevo ricevuto già il lavoro di maestra, e sarei passata di cuore da poco tempo, no? La lettera mi è arrivata quando dovevo scappare di casa, perché sono scappata di casa. Quest'anno farà 20 anni fa. E all'inizio non mi nascondo che per un mese, mi ricordo che sono stata in comunità, per un mese piangevo. Mi venivano in mente i miei amici del rinnovamento, quei bei canti, che poi con un'idea diversa, era un po' diverso. Mi venivano in mente tante cose, la mia stanzetta, le mie comodità, la mia macchina, il mio lavoro. Un mese le lacrime sapete come scendevano e siccome avevo i simbiosi in chiesa, che si vedevano, quando le due persone più grandi mi dicevano ma che hai? Sono in crisi, non ci vogliono dire tutto quello che sto, voglio la mamma, voglio casa mia, no, mi sembra brutto. Dopo un mese, comunque, il cuore si è cominciato a dilatare. Ora vi posso dire che la gioia che da Cristo non la dà nessuno. Una gioia che, nonostante le prove, io ve lo dico in verità, nonostante le prove che sono state tante, la gioia è stata sempre quella che ha avuto l'ultima parola. Perché più ci si avvicina a Cristo, più la
La gioia di Cristo entra dentro di noi. Voi pensate che Maria era infelice? Beata Maria! Ma beata non perché era in paradiso. Maria era beata già sulla terra. Perché era con Cristo, perché era con Dio. Ha sofferto. Certo, la beatitudine non l'avrà sperimentata tanto sotto la croce, ma sono sofferenze passeggere. Maria ha vissuto l'unione con Dio. Un sacerdote un giorno ci chiese: secondo voi la vita di Gesù è stata triste? Che a volte pensiamo, era povero, era perseguitato, era calunniato, eccetera, eccetera. E questo prete ha detto: Gesù ha vissuto anche in terra una vita beata. Beata e santa. Beata e serena. Perché Gesù era unita al Padre. E quindi anche se c'erano i colpi dolorosi che gli infliggevano gli uomini, Gesù se andava una notte in preghiera, si univa al suo Padre, e non pensava più al dolore. San Francesco, pensate che era triste, perché poi con il giullare di Dio, cioè i santi hanno vissuto le prove, quindi prove dolorose. Però, una cosa è una prova, no? Una cosa è una vita. Allora, quando voi sentite una suora è da 20 anni che esiste, non esiste proprio. Sapete? Non è, c'è qualcosa che non va. O non è unita a Cristo, c'è qualcosa che non va, o è malata, ma non è normale. Un prete che da 30 anni esiste, non vive quello che deve vivere. Un cristiano che è sempre di malumore, non vive la parola di Dio. Dice che qua guidami sul sentiero dei tuoi comandi perché in essi è la mia felicità. La tua legge è la mia delizia. Allora sono parole bugiarde. Allora la prova, se mi rompo una gamba e piango, è normale, mi fa male. Ecco, non sono superiore al dolore, no? Quando Gesù doveva morire era triste perché l'umanità di Cristo soffriva. Quando San Francesco ha vissuto un anno di prova molto doloroso, una prova interiore, ha sofferto. Ma la prova è circoscritta. Francesco era felice, beato, giullare di Dio. A volte quando pregava, i frati se ne accorgevano che era stato 2 ore in preghiera, perché danzava solo nella campagna, nei boschi di Assisi, lo trovavano che ballava. Un giorno prese 2 pezzi di legno e faceva finta di avere un violino, saltava e suonava queste bacchette. Sai, per questo volevamo un romanzo. Ma lui era in estasi, stava danzando con gli angeli e con i santi. Altro che romanzo. Qual è la nostra gioia? La nostra gioia è dire sì a Cristo. E sapete perché? Andiamo sul concreto. Quando noi diciamo sì a Gesù, Cristo cresce dentro di noi. Vedete, dice San Giovanni Battista, bisogna che Cristo cresca e che io diminuisca. Quando noi viviamo nel mondo, il nostro io cresce, trionfa. Ed è un io così, noioso, speculante, e la sua compagnia non piace né a noi stessi né agli altri. Una persona mobile di se stessa è una persona, diciamo, antipatica per non dire altro. Perché fa crescere il suo figlio. Io so fare, io so dire, io capisco tutto, il macio della situazione. L'io è grosso grosso. Cristo non ha spazio, perché dove deve entrare? Siamo così muscolosi. Invece quando un'anima con la preghiera, con il figlio, con i sacrifici, con le rinunce, lascia posto a Cristo come San Francesco, Cristo cresce, Cristo possiede l'anima e l'anima dell'io umano diventa sempre più piccolino, diminuisce. Allora ci sono delle persone cristofore, persone che brillano di Gesù. San Francesco non era più lui che viveva, era Cristo che viveva in lui. San Paolo, non sono più io che dico, è Cristo che vive in me. Ed è così. Un giorno in Africa, sul
successe una cosa, ci raccontava di una persona posseduta dal demonio, sembra un caso di vera possessione, lui aveva fatto segni, si era tagliato, passi con Satana, vedono questo disco faceva cose allucinanti, ma anche dei segni molto vistosi, da un lato faceva paura, ma dall'altro aveva una potenza. Mi raccontavano, io non l'ho visto, lo raccontavano. E io ho associato, dico, ma guarda un po', questo tizio ha fatto col diavolo quello che ha fatto, che non bisogna mai fare. Ed è diventato posseduto dal diavolo. E sono andato in chiesa e dico, Gesù, facciamo pure noi la stessa cosa. Possiedi una posseduta di Cristo. Dico, vediamo come va. Scusate perché l'ho raccontato una storia del delitto di migra in Africa. Dico, sai, ho chiesto una possessione. Vorrei essere posseduta da Cristo. Mi ho guardato un po'. Siccome poi, vabbè, non c'entrava niente, stavo male, sono venuta. Lei ha detto, forse è Cristo fa venire. Dice, la forse il dono di Cristo mi ha fatto venire male. Ricordo proprio questo episodio. E da allora io mi chiedo, perché possa guardare con i tuoi occhi, sorridere col tuo sorriso, stendere la tua mano, consolare con le tue parole. È una grande ambizione, ma è l'unica che non è orgogliosa. Cioè, io non ti chiedo di diventare qualcuno. No, Gesù, più che qualcuno, diventare come Dio. Ma non come Lucifero che voleva essere chi voleva essere Dio, no? Ma perché Cristo possa fare di noi i suoi servi. Ma dove c'è Cristo non c'è l'orgoglio. Se Cristo cresce, cresce l'umiltà, cresce la mitezza, cresce la misericordia, cresce il perdono, cresce l'amore, cresce la beatitudine. Quindi veramente Dio viene martoriato, ma in senso buono, viene messo sotto i piedi e lasciamolo sotto i piedi. Poi non parliamo di fratello Asino. Fratello Asino, sapete chi è? Chi è fratello Asino? Chi lo sa? Il corpo, no? San Francesco lo chiamava fratello Asino. E io, il mio corpo, l'ho chiamato pure così. Fratello Asino. Così rimane docile. Fratello Asino, quando l'anima è posseduta da Cristo, diventa un povero schiavo. Perché Cristo ci porta di qua, ci porta di là. Cristo ci fa correre, no? Come correvamo quando cantavamo, no? Ci fa correre sul serio. Cristo è esigente. Siccome Cristo domina, non dormi più nel senso, non ti rilassi, ti sprona. Perché l'uomo non deve stare sottomesso. Non dico che lo dobbiamo completamente, come si diceva una volta, il corpo va, vi ricordate un periodo storico nel quale c'è il dualismo, l'anima da una parte e il corpo dall'altra, e il corpo doveva essere martoriato. Non dico martoriato, ma messo sotto il giogo. Allora, o fratello Asino è dominato da Cristo e dall'anima, quindi l'anima signoreggia e lui deve obbedire. Oppure in molti, nella vita di oggi, fratello Asino è re, è signore, e l'anima è malaticcia, per non dire moribonda, per non dire morta. Ci sono persone che hanno come idolo il corpo e che la loro anima è spenta. E voi lo vedete, vedete anche bei corpi, belli, muscolosi, curati, di attenzioni, ma se voi guardate i occhi, sono occhi spenti, non hanno la luce dentro. Vedete una povera vecchietta che da una vita serve Gesù, come madre Teresa, aveva una luce che attirava le folle. Un padre mio non è che era Miss Mondo per bellezza, ma la sua bellezza era dentro. E chi guardava Padre Pio degli occhi rimaneva toccato, perché vedeva Gesù, quel Gesù che portava dentro. Capite, fratelli? Capite, giovani? Fate di voi stessi dei tabernacoli di Cristo.
fate sì che Cristo vi possa sostenere. Fate sì che la vostra vita non sia affidata alle menzogne di questo mondo, alle correnti, alle mode. Non c'è moda per i cristiani. Non sia affidata alle tenebre di questo mondo, ma affidiamo la nostra vita alla luce della parola. Quando a volte mi chiedono perché, ora mi chiedono, quando ero a scuola, ho cominciato il cammino nel rinnovamento, appunto, quindi certe cose non li facevo. Che ne so, le mie compagne portavano i giornali pornografici, non facevano una cosa, le chiedevano sotto, cioè, guarda, io li spingevo e uscivo dalla classe. E dicevo, ma perché non li guardi? Ti danno fastidio? Oppure, non so che mi dicevano, diventi rossa? No, no, Gesù non vuole bene a Natale. Io non lo faccio, non perché non sarei capace di farlo, ma perché Gesù non vuole. Punto. Non c'è un'altra spiegazione. E quello che Gesù non vuole va aborrito. Aborrito. Guai, sapete, a perdere Gesù per le schifezze di questo mondo. Noi barattiamo a volte la luce per quattro pietre inutili, per cose futili. Noi perdiamo la santità. Io posso benedetto un nome che mi hanno dato il giorno dei miei voti e sono stata contenta. Santa Maria Goretti a 12 anni ha subito 15 colpi di punteruolo. Il punteruolo era un pezzo di ferro quadrangolare, quindi non era manco un pugnale, era più comodo il pugnale, con il quale si arrotolavano i lacci per fare le sedie, no? Fu colpita 15 volte a 12 anni, davanti e dietro, da Alessandro, che le chiedeva di avere un rapporto con lei, e lei disse, questo non Dio non lo vuole, noi andiamo all'inferno. Non disse, dai, non mi va, non mi piace, non mi sento, non mi dice. Cristo non vuole, Dio non vuole. Questa è la risposta da dare. No, io non voglio, perché potrei anche volerlo. Dio non vuole e non si fa. E lui la minacciava, chi di noi davanti a un punteruolo saprebbe resistere? Ma noi non siamo puntati da nessun punteruolo, a volte cadiamo senza nessuna minaccia. E lei è rimasta torturata e non è morta subito. È passato tutta la notte lucida, l'hanno operato a vivo perché l'intestino bucato non potevano fare l'anestesia, è stata ricuscita a vivo. Dopo che l'hanno, un'operazione dolorosissima, lei è rimasta ancora alcune ore viva, lucida, poteva svenire, invece non sveniva, proprio Gesù in croce. E il sacerdote che lo andò a trovare le disse, tu perdoni l'Alessandro? E lei disse, io lo perdono e lo aspetto in paradiso. Dopo quello che soffriva, no? E poi disse come Gesù, ossente. Non poteva bere perché giustamente era un sacrivellata. E lì ho associato Maria Goretti a Gesù. Dopo aver subito la passione, dice ossente e non poteva ricevere l'acqua. Questo esempio a me aveva colpito già quando ero piccola. Dopo aver dato questo nome che non ho scelto, ma guarda un po'. Ricordo quando padre Matteo, comunque lo dice a mio, ha raccontato la storia il 6 luglio. Ricordo proprio come se fosse ieri l'impressione che l'ho ricevuto. Dico, magari oggi ci fossero ragazze e ragazzi pronti a soffrire pur di non peccare. A volte noi pecchiamo non perché qualcuno ci minaccia, perché ci vergogniamo. I miei amici cosa possono dire? Non becco con loro? Vado a vedere un film pornografico, una cosa brutta. Dire no, non voglio vederlo. Ma che devo dire? Ridono di me. Meglio che ridono di me i miei amici, piuttosto che un gioco dovrà ridere il diavolo e piangere il fagiolo più fuori per il peccato che hai consumato. Questa è la parola di Dio. La parola di Dio ci porta alla verità, una verità che richiede violenza. Da Giovanni diceva il paradiso su
subisce violenza, no, Gesù. Il paradiso subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Ma non i violenti contro i fratelli, i violenti contro fratello Agnello, con tutti i suoi vizi e le sue passioni. Allora io vi auguro di avere un fratello Agnello soggiogato, anche se sorridente, che questo gioco dobbiamo lasciare sorridere, e vi auguro di avere come possessore Cristo, che Gesù Bambino che viene possa crescere dentro di voi.